Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Amici in Forma, soltanto per affrontare un tema che si sta evidenziando agli onori della cronaca in questi giorni, ed è un tema che purtroppo mette ancora una volta in evidenza la difficoltà e le difficoltà delle persone con disabilità a poter vivere una vita, diciamo, pienamente inclusiva. Ma veniamo alla questione, perché questo è un fatto accaduto qualche giorno fa. In effetti un disabile, per la precisione di Porto Recanati, in provincia di Macerata, è stato multato dalla Polizia di Stato perché ha consumato un caffè all'interno di una pizzeria, di un bar, quindi di un esercizio commerciale, atto alla somministrazione anche, diciamo così, di bevande. Quindi in questo caso stava sorseggiando un caffè ed è stato multato per 400 euro. Ecco, è giusto che dobbiamo subito però evidenziare che la regione Marche, il giorno in cui è avvenuto ciò, era in una situazione contrassegnata dall'arancione, quindi dal colore arancione, quindi non si poteva consumare bevande, diciamo sì, all'interno dei locali, ma solo da asporto. Ora dobbiamo subito evidenziare che il quadro normativo è ben chiaro, però dobbiamo anche dire che la persona in questione era un disabile affetto da una patologia neurodegenerativa, e che, avvertendo particolarmente freddo, si era recato all'interno di questo esercizio proprio per poter prendere un caffè. Il fatto è che non lo ha portato via, ma è rimasto all'interno in quanto voleva ricoverarsi perché avvertiva un particolarmente freddo. Ora, nel quadro d'insieme, e quindi è stato multato per 400 euro. Nel quadro d'insieme non possiamo negare che la norma è questa. Però è chiaro che riteniamo che in talune circostanze sarebbe auspicabile e quantomeno utilizzare una peculiarità che è quella del buonsenso. Una persona con disabilità, multato di 400 euro è veramente qualche cosa, diciamo così, per la persona è qualche cosa di particolarmente grave. Ora, il motivo della multa è sicuramente un motivo da addurre ad una norma ben presente in questo momento, durante l'emergenza pandemica. Però vorremmo, diciamo così, evidenziare un aspetto. È giusto. Certamente il questore ha anche evidenziato che i due poliziotti, per i due poliziotti quello era un atto dovuto, e su questo siamo perfettamente d'accordo. Però, ripeto, il buon senso poteva prevalere, anche perché abbiamo assistito in tante circostanze a situazioni ben più gravi di quelle che una persona con disabilità affetto da una patologia neurodegenerativa ha potuto perpetrare ai danni dello Stato italiano, o contravvenendo ad una norma, che sicuramente è una norma importante e significativa, ma certamente il buon senso forse poteva evitare di una risonanza mediatica così evidente. Questo che cosa denota? Denota ancora una volta che le persone con disabilità vivono una situazione di estremo disagio per poter quotidianamente svolgere una vita degna di questo nome. È vero, il quadro normativo è ben chiaro, però quante volte il quadro normativo ha derogato, soprattutto in presenza di personaggi pubblici che riscuotono un forte impatto mediatico. Basta pensare a tanti attori e tante attrici che comunque hanno continuato a svolgere le loro vacanze anche all'interno di una situazione particolarmente delicata. E più tardi di qualche giorno fa, un famosissimo calciatore è andato, soprattutto trovandosi anche in una zona russa, è andato a trascorrere un giorno di vacanza, non so la multa, ma lui
i 400 euro forse li guadagna al secondo, quindi anche su questo potremmo fare, diciamo così, tante valutazioni. Ecco, quello che noi pensiamo come associazione è che le norme vanno rispettate, però deve prevalere il buon senso, ma è anche l'occasione per dire che il rispetto delle norme dovrebbe avvenire in ogni ambito e in ogni momento. E molto spesso in questo periodo il rispetto delle norme che riguardano le persone con disabilità non è affatto, diciamo sì, adempiuto. Quante persone con disabilità non riescono ad esigere i loro diritti ancorché previsti e normati da un quadro legislativo a chi appartiene al nostro paese? Quante persone ancora oggi con disabilità non riescono ad ottenere l'esigibilità di una serie di interventi che sono previsti da un quadro normativo ben preciso? Ecco, allora io dico che deve prevalere sempre il buon senso. Dispiace però che si banalizzi sulle condizioni di una persona con disabilità. Sottolineare che non siamo in Siberia, bisognerebbe capire la condizione che vive una persona con disabilità, soprattutto quando si trova a combattere con una malattia degenerativa. Quindi chi riveste ruoli istituzionali di primissimo piano dovrebbe prima di evidenziare e naturalmente rappresentare le ragioni, dovrebbe un attimino riflettere. Bastava poter dire semplicemente che giustamente era un atto dovuto. Tutto può essere da ogni punto di vista considerato giusto, noi dal nostro punto di vista riteniamo che il buon senso debba sempre prevalere. E ancora una volta diciamo, grazie alle forze dell'ordine, ma un minimo di sensibilità, di attenzione in più sarebbe stata, diciamo così, auspicabile. Quello che invece ribadisco è che i temi della disabilità devono essere sempre al centro dell'attenzione e che quando si parla delle persone con disabilità dobbiamo sempre farlo con delicatezza, buon senso e particolare attenzione. Comunque, siamo vicini a questa persona e lo sosterremo nella sua, diciamo così, quotidianità, laddove ce ne dovesse essere richiesta la partecipazione. Noi lo faremo molto volentieri. Non certamente non dirò paghiamo noi la multa, perché sarebbe stupido da parte mia evidenziare un fatto del genere. Ma chiaramente vorremmo che da questo caso si potesse prendere spunto tutta una serie di valutazioni e di considerazioni, ed anche quando vengono emanate certe direttive e certe norme, ecco, si tenga conto delle persone con disabilità. Una persona con disabilità che deriva da una patologia neurodegenerativa molto spesso potrebbe aver necessità di una maggior attenzione sia per quanto riguarda la quotidianità della vita, ma anche nella rappresentazione di quelle che possono essere le deroghe a certe norme. Ecco, ripeto, in questo caso qui ci appelliamo sempre, ancora una volta, al buon senso. Le persone con disabilità stanno vivendo un momento particolarmente difficile. E noi ne sappiamo qualche cosa perché le viviamo insieme a loro, ne avvertiamo quotidianamente, diciamo, le difficoltà, ne rappresentiamo la esigibilità di ottenere, diciamo così, dei diritti che molto spesso sono sottaciuti o addirittura non sono ottemperati. E quindi da questo punto di vista, ripeto, attenzione ai temi della disabilità. Vi auguro buon proseguo di trasmissione e appuntamento alla prossima puntata.